Ci troviamo in piazza San Bernardo, a un passo dalla stazione Termini, fine Cinquecento, al termine di un periodo storico condizionato da riforma luterana, calvinismo, sottrazione della Chiesa inglese al potere papale, controriforma cattolica, perfezionata al Concilio di Trento che si protrasse per quasi 20 anni, e dal violento sacco di Roma avvenuto nel 1527 per opera di truppe spagnole, italiane e tedesche di fede luterana, che aveva messo in ginocchio Roma e i suoi abitanti. Roma, che allora contava 53.000 abitanti, di cui pare solo 8.000 romani, a seguito di questo fatto, aggravato da un'epidemia, cadde in profonda crisi. A proposito, volevo notare che nella memoria storica il sacco di Roma passa come il sacco dei Lanzichenecchi. Ma se diamo retta a fonti coeve, come ad esempio Luigi Guicciardini, fratello di Francesco, protagonista delle rapine e dei taglieggiamenti sui civili, non furono da meno i cattolicissimi spagnoli, mentre pare che ai traffici di opere d'arte si dedicasse Ferrante Gonzaga, capo del contingente italiano. Tale evento comunque risultò un punto di rottura anche nella vita artistica di Roma, nel senso che cessò di esistere una scuola romana. Nonostante ciò, l'arte non scompare, anzi, si afferma sulle ceneri del Rinascimento e permessa al barocco uno stile formalistico, anticlassico e antinaturalistico, molto elegante, chiamato la maniera, che però non sempre soddisfa pienamente le regole del Concilio di Trento, basate su chiarezza, semplicità, realismo e stimolo alla pietà. Per iniziare a parlare di un'arte che applica lo spirito della Controriforma, dobbiamo aspettare che diventi Papa Fra Felice Peretti, alias Cardinal Montalto, alias Sisto V, detto Er Papa Tosto, che tuttavia rappresenterà dal punto di vista formale una breve parentesi piuttosto che una premessa. Chi era costui? Confrontando la biografia apologetica di Frate Casimiro Liborio Tempesti del 1754 e quella romanzata di Gregorio Leti del 1686, ne esce un quadro contraddittorio, per cui cercheremo di tentare una sintesi. La sua famiglia, di probabile origine dalmata, sfuggendo all'invasione turca, varcò l'Adriatico e si stabilì a Montalto, nelle Marche, da cui fuggì di nuovo per le devastazioni delle truppe di Francesco Maria I della Rovere in armi contro il Papa Leone X, rifugiandosi a Grotta a Mare, nella Marca Anconetana, lasciando case e beni. È quindi in condizioni di forti ristrettezze economiche che lì nasce Peretti, il 13 dicembre 1521. A 10 anni, aiutato da uno zio prete, entra nell'ordine dei frati minori conventuali e da quel momento inizia a salire diligentemente le scale del potere, ricoprendo vari incarichi, finché il 17 maggio 1570 diviene cardinale, con una rendita annua di 1.200 scudi, oltre a 500 scudi d'oro una tantum, in quanto cardinal povero. Nel frattempo sale al trono Gregorio XIII, a cui il cardinal Montalto non è simpatico, non si fida, pare perché avendolo conosciuto come frate torbido e arrogante, qui cito Domenico Agnoli, non si capacitava che avesse coi panni rossi vestita la mansuetudine. Pensate, nel 1581 gli toglie anche la rendita, quando vede la villa che il cardinale si sta nel frattempo costruendo all'Esquilino. Ma il cardinale, intelligente, ambizioso, argudo, ma anche accortissimo, tace, continua a investire sul mattone, si mette da parte e sfrutta abilmente quel ruolo defilato, continuando i suoi studi e intessendo rapporti con tutti i cardinali. È la sua fortuna, perché morto Gregorio,
Le varie fazioni, Farnese, Este, Medici, Colonna, non prevalendo tra loro, sono costretti a mediare ed eleggono Peretti il 24 aprile 1585 Papa Sisto V. Non passa una settimana dalla sua elezione che fa impiccare due persone sorprese armate. Non passa un mese che fa cardinale un pronipote di 14 anni. Quindi si mette a risistemare le finanze vaticane, imponendo tra l'altro nuove gabelle, ripulisce lo Stato dai briganti, fa calare la delinquenza imponendo severamente le leggi e mette in pratica progetti nuovi e precedenti per una ridefinizione urbanistica di Roma. Ecco la messa in pratica dei dettami del Concilio. La capitale del cattolicesimo deve essere pulita, ordinata, austera e magnifica, secondo regole rigorose. E l'acqua è fondamentale. L'acqua corrente scarseggia, soprattutto al Quirinale, residenza estiva dei papi, e all'Esquilino, dove Sisto ha il suo possedimento. Basta, si fa un nuovo acquedotto. L'incarico è affidato a Matteo di Castello. Si sfruttano le sorgenti dell'acquedotto alessandrino, l'ultimo degli acquedotti romani, fatto costruire da Alessandro Severo nel 222 d.C., anche se all'epoca, avendo egli 14 anni, rimane difficile attribuirgli il merito. Pagano 25.000 scudi d'argento a Marzio Colonna, duca di Zagarolo, per l'utilizzo dell'acqua e in 18 mesi, sfruttando anche il materiale degli acquedotti romani, portano l'acqua a Roma. Il condotto scorre per 22 chilometri sottoterra e per 10 sopra. Furono occupati fino a 4.000 persone. Ma non funziona bene. I lavori vengono affidati allora a Giovanni Fontana, che dovrà trovare sorgenti più in alto per garantire l'afflusso dell'acqua. Nei percorsi in superficie si mette le firme all'opera un paio di volte. Qui c'è scritto che il condotto è lungo 20 miglia, mentre Domenico Fontana scriverà 22. Forse la scritta è anteriore ai successivi scavi di cui dicevamo. Ma non basta. Dove finisce il condotto? Papa Sisto vuole una mostra, un segno di ostentazione, e dà incarico a Domenico Fontana, fratello di Giovanni e architetto di Sua Santità, di costruire una fontana, la mostra dell'Acqua Felice o Fontana del Mosè. Domenico Fontana è un bravo architetto, un ottimo ingegnere, ma è un artista che guarda al passato, al Rinascimento, ormai defunto, e come accade in questi casi, rischia un accademismo formale, un purismo fuori dal contesto. Guardiamo la fontana. I materiali utilizzati, marmo e travertino, sono presi dalle vicinanze terme di Diocleziano, all'insegna del non se butta via niente. La prima sensazione che ho provato è di notevole disarmonia, come qualcosa messo su frettolosamente. La cornice che celebra l'evento, insieme allo stemma papale, occupa la metà dell'opera. La statua centrale è notevolmente sproporzionata. Gli obelischi dell'attico sono piccoli, quasi inutili. Ma andiamo per ordine e cominciamo dall'alto. Due angeli, un po' indolenti, quasi annoiati, opera del romano Pietro Paolo Olivieri e di Flaminio Vacca, romano di origine spagnola, reggono lo stemma pontificio, invece attribuito a Giovan Battista della Porta, che mi pare di ottima fattura, soprattutto se comparato con quello del Laterano. Facciamo un po' di araldica. Obbligatorie le chiavi decussate, da decussis il numero 10, che in latino veniva scritto con una X, quindi le chiavi incrociate d'oro e d'argento, che testimoniano la dimensione sia spirituale che temporale. E la tiara, il copricapo utilizzato soprattutto nell'incoronazione, cerimonia poi di fatto abolita a partire da Giovanni Paolo I e ora tolta da Benedetto XVI, anche dallo stemma papale. Il campo è azzurro. Potrebbe e dovrebbe rappresentare uno status elevato, anche di carattere spirituale. Il leone rampante d'oro, che forse è l'originario stemma di famiglia, diciamo forse, perché conosciamo le origini non proprio da casato della famiglia, rappresenterebbe il coraggio e l'oro la prudenza. Il leone è un'arma parlante, in quanto tiene nella zampa tre pere, cioè richiama il cognome. In genere si usa quando si assume uno stemma senza avere tradizione a cui fare riferimento. La posizione di una banda guelfa di colore rosso ricorda la tracolla militare che regge la spada,
e sottolinea l'aspetto guerriero, attenuato da una stella sulla banda in alto che dovrebbe rappresentare il pensiero verso Dio, e dai tre monti d'argento in basso, il cui significato può essere interpretato in tanti modi, sia sotto l'aspetto religioso che quello temporale. I tre monti a Roma sono il Quirinale, l'Esquilino e il Viminale, ed è proprio la reggia del Quirinale che diventa il centro della capitale pontificia. I tre monti sono il simbolo del rione Monti, e quando Sisto V, alla fine del 1586, crea il 14° rione, rione Borgo, nello stemma ci saranno il leone, la stella e i tre monti. E i tre monti li vediamo anche sull'apice della fontana, sormontati da una croce di rame dorato. E infine i tre monti sono presenti anche sui quattro obelischi che Papa Sisto farà recuperare, restaurare ed erigere. A Papa Sisto piacciono gli obelischi, se li farà mettere sulle due entrate dei suoi possedimenti, anche qui testimonianza sia religiosa che di potere. Ai lati del fregio ci sono le solite pere, e veniamo alle scritte. Tutta la fontana gira intorno alla cornice enorme che ci informa. Papa Sisto V, Piceno, dal terreno di Colonna, a sinistra della via Prenestina, condusse l'acqua da un'abbondante raccolta di sorgenti attraverso un condotto tortuoso di 20 miglia dal punto di raccolta e di 22 dalla sorgente, e lo chiamò Felice dal nome prima del pontificato. Ignoro le ragioni di tanta vignoleria sulle distanze, mentre il tortuoso spiega il tragitto del condotto, che per sfruttare la pendenza del terreno piega a destra, riemerge nell'attuale parco degli acquedotti, per poi dirigersi verso la città seguendo i percorsi degli antichi acquedotti. Sotto la cornice leggiamo: iniziò nel primo anno del pontificato, terminò nel terzo, anno 1587. Il riferimento è sia all'acquedotto terminato l'anno prima che alla fontana inaugurata appunto nel 1587. La parte inferiore è contrassegnata da tre nicchie d'arco, inizialmente vuote, con ai lati quattro colonne di marmo in stile ionico, appoggiate su un alto basamento, stilobate in termini tecnici, appena sotto la cornice i simboli papali. Nelle nicchie laterali, legati all'acqua, altorilievi relativi a episodi biblici. Il primo a sinistra mostra il sacerdote Aronne, che fa dissetare gli ebrei nel deserto, episodio tratto dall'Esodo. Aronne, fratello di Mosè, è il sacerdote investito da Dio, il quale, Dio, si dedica minuziosamente anche alla foggia dell'abito, che qui vediamo fedelmente scolpito, e da notare la lamina sul copricapo con l'iscrizione in caratteri ebraici, il pettorale quadrato con 12 pietre incastonate, quante erano le tribù di Israele, e alla fine della veste da notare le campanelle alternate ai melograni. L'autore è sempre il della porta. Nell'altra nicchia, invece, piccolo mistero. Il Fontana, nel 1590, dice che l'altorilievo si riferisce a Giosuè che va a combattere, mentre tutti concordano che si tratta di Gedeone che guarda i soldati che Dio sceglierà in base a come berranno. Episodio tratto dal libro dei Giudici. Ora, la cosa curiosa è che il Fontana afferma testualmente: il fonte di Roma, dove perviene il capo di quest'acqua, nominata da nostro Signore Acqua Felice, è dimostrata dal presente disegno nel medesimo modo che è fabbricata sulla piazza di Santa Susanna. Vediamo il disegno. Se guardate attentamente, noterete che le sculture della nicchia sono diverse da quelle che noi vediamo oggi. Quindi c'è una probabilità che i calchi originari siano stati sostituiti successivamente con gli attuali. Peccato però che sotto il cornicione appare la data 1587, che nel disegno del Fontana non c'è, e che tuttavia si vede nelle incisioni settecentesche del Vasi e del Piranesi. Come a dire, siamo sicuri che il Fontana riproduca fedelmente la mostra dell'Acqua Felice? Oppure si tratta solo del bozzetto che lui ritiene definitivo e che poi per diversi motivi, non ultimo che non sia piaciuto a Papa Sisto, sia stato rivisto. Ed ora veniamo alla statua del Mosè.
Giovanni Baglioni, nei suoi racconti delle vite dei pittori, scultori e architetti del 1642, ci narra la curiosa storia di Prospero Antichi, detto bresciano scultore, che dopo aver lavorato con indiscutibile talento, si mise a fare la statua di Mosè. Ma in ciò non diede gusto a veruno, e la cagione dell'errore fu che lo volle lavorare colcato, cioè disteso in terra. E con tutto che fosse avvertito dagli amici, punto, non dava loro fede, e così dalla sua ostinazione rimase ingannato, finché scorgendo che ciascheduno ne diceva male, di siffatta maniera accorossi, che gli venne un umore malinconico, il quale atterrollo e in breve il mandò all'altra vita. Forse il Baglioni esagera un po', anche perché oggi si tende ad attribuire l'opera a Leonardo Sormani, in collaborazione con Prospero. Ma di fatto, osservando l'opera, questa appare sgraziata, con mani e braccia uguali, a piedi e gambe, e fuori di prospettiva. Cosa rappresenta intanto? È un episodio biblico, tratto sempre dall'Esodo, in cui Mosè batte con una verga, che ora non c'è più, ma c'era, la roccia per far sgorgare l'acqua nel deserto e dissetare così i figli di Israele. Insomma, come Papa Sisto che riporta le acque sui colli deserti di Roma. Il paragone è un po' forte, ma ci sta tutto. Vediamo il Mosè. Certamente lo scultore, più che imitare, si confronta con il Mosè di Michelangelo. Guardate la mano destra, le pieghe, la barba. Ma mentre questo ha un volto stanco, pensoso, umano, con una grande forza interiore, quello ha la potenza dell'atto miracoloso. Non lo nasconde questa forza, e questa viene tutta esteriorizzata proprio nell'atto. Ma lo sapete perché Mosè ha le corna? Nel 382 circa, Papa Damaso I, futuro santo, si rivolge a Girolamo, futuro santo, dottore della Chiesa e intellettuale erudito, per dare una sistemata alla Bibbia, che tradotta già in versioni latine, cioè in Vulgata, presentava notevoli corruzioni e Girolamo ci si impegna alla grande. Ci metterà più di 20 anni, nonostante Agostino, anche lui futuro santo, in una lettera, l'Epistola 28 a Girolamo, si chiede se effettivamente esiste questa necessità, poiché già c'è quell'autorevole dei 70 in greco. Ma Girolamo non cede, se ne va a studiare l'ebraico e ti traduce la Bibbia nella Vulgata, che sarà riconosciuta valida, salvo un interventino proprio di Sisto V, ritirato subito dal commercio da Papa Clemente XIV e rimessa in circolazione fino al 1979, col nome di Bibbia Sisto Clementina. Ebbene, San Girolamo, nella sua traduzione dell'Esodo, si confonde forse fra le parole raggio e corno, che hanno la stessa radice. E così, per quasi 1500 anni, il povero Mosè, anziché cutem facei resplendere, cioè risplende la pelle del volto, si trovò ufficialmente facem esse cornutam. Il viso aveva le corna. Non è un caso che alcuni artisti, per barcamenarsi, abbiano riprodotto in Mosè con le corna, sì, ma luminose. L'ultima malignità riguarda le tavole delle leggi, portate con nonchalance dal nostro Mosè. Infatti, quando questo fa uscire l'acqua dalla roccia, le leggi non gli sono state ancora rivelate. Ma accettiamo pure il fatto come licenza poetica. Scendiamo in basso e vediamo le basi su cui poggiano le nicchie, sono in marmo cipollino. E qui manca un po' di fantasia barocca, tenuto conto anche delle particolarità cromatiche, dello splendido marmo, verde, bianco, blu. E invece niente, austere, squadrate, immobili. Guardiamo i leoni. Quelli che vedete in marmo bardiglio hanno sostituito gli originali, che erano due in porfido bigio, tolti dal Pantheon, e due in marmo statuario, che furono tolti dall'ingresso di San Giovanni Laterano. Lì erano stati messi nel 1377 da Gregorio XI e dalla fontana furono tolti da Gregorio XVI, che se li portò nei Musei Vaticani.
Due si possono ammirare ai piedi del nicchione della Pigna. Perché li portò via? Per preservarli, si dice, dalle intemperie e dal vandalismo. Vennero quindi sostituiti con quelli che oggi vediamo, lavori di Adamo Tadolini, bolognese, allievo del Canova e capostipite di una dinastia di artisti, il quale operò anche il restauro nella fontana nel 1851, come ricordano le due basi interne, dove curiosamente è il Senato e il popolo di Roma, badate bene, non il Papa, che nell'anno 2604 dalla fondazione di Roma fa sistemare le copie con tanto di nomi e cognomi dei benemeriti, forse segno dei tempi che avanzavano. Nel 1849 c'era stata infatti la breve parentesi della Seconda Repubblica Romana, guidata da Mazzini, Armellini e Saffi. E in quel di Roma, come in Europa, c'era, come potete immaginare, molta confusione. L'ultima chicca riguarda la balaustra esterna, tolta, si dice, dal belvedere del Vaticano. E guardate, non ci si preoccupa nemmeno di cancellare il nome del Papa che l'aveva commissionata. E forse apposta. D'altronde il rigore passa anche attraverso l'oculatezza della spesa. E forse si voleva dimostrare che con pochi scudi si potevano fare grandi cose utilizzando materiali preesistenti, anche perché con le gabelle imposte il nostro Sisto non godeva di grande fama. Alla sua morte tentarono di distruggere una sua statua nel Campidoglio e pare che pure Domenico Fontana, che si era accaparrato tutte le grandi opere in quel quinquennio, se ne dovesse scappare in gran fretta e alla chetichella in quel di Napoli. Prossima tappa, la chiesa di San Bernardo, vidlab.it.